terza lezione di Martin Buber, terza ispirazione e motivazione potentissima che riguarda ognuno di noi, la lezione più breve, ma quella più risoluta, infatti si chiama proprio risolutezza. È una lezione che ha delle implicazioni anche più articolate, ma vorrei concentrarmi qui su quello che è l'elemento più diretto che ci riguarda direttamente e che ci mobilita, se posso dire così, all'azione e soprattutto al mantenimento della risolutezza nella nostra azione. E infatti prendo uno dei racconti hassidici che ci riporta in questa lezione capitolo Martin Buber. Peraltro è uno scioglilingua per me perché ci sono tantissimi termini ebraici legati alle tradizioni, noi facciamo finta di conoscerli anche se non li conosciamo. In uno dei giorni di Chanukah, Rabbi Nahum, figlio del rabbi di Rizin, entrò all'improvviso nella yeshiva e trovò gli studenti che giocavano a dama, come d'uso in quei giorni. Quando videro entrare lo tzaddik, il giusto, si confusero e smisero di giocare. Ma questi scosse benevolmente la testa e chiese: "Ma conoscete anche le leggi del gioco della dama?" E siccome essi non aprivano bocca per la vergogna, si rispose da sé e disse: "Vi dirò io le leggi del gioco della dama. Primo, non è permesso fare due passi alla volta. Secondo, è permesso solo andare avanti e non tornare indietro. Terzo, quando si è arrivati in alto, si può andare dove si vuole." Ecco, in breve, in maniera molto pragmatica, il concetto di risolutezza. E arriva la terza lezione, non a caso, perché prima lezione abbiamo imparato che dobbiamo iniziare il nostro cammino attraverso il ritorno a noi stessi che inizia dall'affermazione di verità su se stessi. Seconda lezione, abbiamo imparato che dobbiamo trovare il nostro unico cammino, il nostro unico o particolare cammino che riguarda solo noi. Ecco che la terza lezione, per quello vi dicevo la più risoluta, più breve ma più impegnativa, dobbiamo perseverare in questo cammino. Nonostante tutto quello che dicono gli altri, nonostante il mondo sembri andare all'opposto, nonostante gli apparenti fallimenti, gli insuccessi, le immobilità che sono anche peggio, le frustrazioni, la pazienza che bisogna esercitare, nonostante tutto, la noia di vedere un mondo sempre uguale, ottuso. Nonostante il fatto che magari quello che è il nostro cammino sembra addirittura anacronistico, passato di moda, démodé. Lo spirituale è démodé oggi, no? Non va certo di moda. Dio non va più di moda, potremmo anche dire. Ma se noi abbiamo scelto di intraprendere il cammino, abbiamo scelto il nostro cammino, sentite che c'è sempre la scelta, eh? Ora siete sempre davanti a una scelta. Tov Ra, il bene e il male, sempre siamo davanti a questa scelta, ogni giorno, ogni volta che riapriamo gli occhi. Questo è il nostro destino, questa è anche un po' la nostra sfiga, se vogliamo essere più prosaici. Questa è la nostra sfida, per usare un'assonanza. Ecco che non dobbiamo perciò fare altro che restare lì, ma restare lì nella strada senza perdersi, senza tornare indietro, andando avanti con pazienza e perseveranza, che adesso ve le ripeto, sono le tre regole di questo saggissimo saggio, giusto? Questo è ciò che dobbiamo fare e che dobbiamo continuare a fare. È la cosa più semplice e più difficile. È lì che si gioca tutto, è nella nostra perseveranza e nella nostra persistenza. La perseveranza, se vogliamo, è la struttura di avanzamento.
La persistenza è affrontare ogni situazione, è la perseveranza portata in ogni contingenza, in ogni evento, in ogni giorno. Ogni giorno, che come dice il saggio Tzaddik Gesù, ha i suoi patemi, ha i suoi problemi, basta a se stesso. Ogni giorno. Sapete che questa è una delle mie frasi ripetute. È uno dei temi per me più ricorrenti, uno degli aspetti essenziali del nostro avanzamento e della nostra crescita personale. La battaglia si vince ogni giorno, la sfida si vince ogni giorno. La nostra realizzazione si vince, cioè la si può ottenere se ogni giorno lavoriamo su noi stessi, se costruiamo ogni giorno. Questo vuol dire, ed ecco l'altra implicazione della risolutezza, vedere sul lungo periodo, seminare, non limitarci all'oggi. L'oggi, il breve periodo, quello che riguarda l'adesso, ci incatena all'ovvio, ci incatena a quello che è già stato, ci incatena all'abitudine. Ogni giorno ci richiede lo sforzo di vedere oltre, di andare oltre, di vedere un chissà, certo anche. Perché i segni, come ci insegna il grande Neville Goddard, vengono dopo, non prima. Ma il lungo periodo non è altro che davvero la somma degli investimenti e aggiungerei anche del sacrificio del breve periodo. In tutte le cose è così, non c'è scorciatoia, non c'è scampo a questo. E anche, e ve lo dico personalmente, come esperienza personale, anche il subire le derisioni, il subire l'ignoranza degli altri, il subire l'atteggiamento cinico, l'atteggiamento di chi sa già tutto e tu non sai niente perché sei ritornato a un punto che sembra ormai qualcosa di stupido, di infantile, di stupido, cioè la spiritualità, anche lì non importa. Andate avanti, tanto non c'è niente da soffrire. Io personalmente vivo nel mio ambiente quotidiano tante situazioni di questo tipo, non mi interessa. Ho scelto il mio cammino, che è il cammino che fa ardere il mio cuore. Basta, non importa. Tutto il resto non conta. C'è molta più felicità in quel cuore che arde rispetto a tutto il gelo dell'indifferenza, dell'ignoranza, del giudizio, del pregiudizio. Non dimenticate mai quanto diceva un saggio, tzaddik, laico, di cui non ricordo il nome. Quando le persone sembrano pensare, in realtà nella maggior parte dei casi stanno semplicemente riorganizzando i loro pregiudizi. Lasciate agli altri i loro pregiudizi, infischiatevene, fate come Clark Gable in Via col vento, francamente me ne infischio, francamente me ne infischio. Questo è l'atteggiamento giusto, che non è citato da Martin Buber, ma che è implicito. Se vogliamo essere risoluti, c'è poi una visione più spirituale di questo, di cui ci parla Martin Buber, ve ne accenno soltanto, è quella dell'integrità e dell'integrazione, essere uno, unificati, e quindi il gesto poi che viene quasi una sorta di slancio artistico, performante, tutto insieme. Quindi costruire intorno anche con fatica, mettendo insieme i pezzi che sono dialetticamente sempre spe o spesso in contrasto per arrivare a quella unità di noi stessi. Ma io penso che la risolutezza, quindi mantenere comunque la nostra mente fissa non soltanto sull'obiettivo, ma sulla nostra strada, la strada che abbiamo scelto, con orgoglio, con orgoglio, con integrità. Se l'abbiamo scelta veramente, quella è la nostra strada. Come diceva un grande regista, Goffri Reggio, regista di Koyaanisqatsi, se non l'avete mai visto vi invito a cercarlo in rete, peraltro un film visionario e anticipatore del mondo di oggi, anche del mondo delle immagini di oggi. Lui diceva: l'unica bandiera è la mia ombra. Tenete in alto la bandiera della vostra ombra. L'importante è quello, no? È su quello che noi abbiamo responsabilità, è sulla nostra ombra, su noi stessi che abbiamo responsabilità. Chi se ne frega di cosa ci dice il mondo, chi se ne frega di come ci giudica il mondo, chi se ne frega di quello che gli altri dicono di noi.
andiamo avanti seguendo le tre regole del saggio dei saggi, del saggio dei saggi che abbiamo letto finora. Primo, non è permesso fare due passi alla volta, perciò calmi, tranquilli, un passo alla volta. Secondo, è permesso solo andare avanti e non tornare indietro. E mi permetterei di aggiungere, non voltarsi indietro, mai. Non voltatevi mai indietro, questo è un altro punto su cui io batto particolarmente. Quello che è stato, i morti seppelliscano i morti. Terzo, pensate che quando si è arrivati in alto si può andare dove si vuole. Perciò, avanti, 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 fino alla vetta.